Ora andiamo a parlare un po' con Gian Pietro di Viva Audio, che ha fatto uno stand veramente bello quest'anno. Ecco qui, abbiamo questa stanza in cui c'è un pochino più di silenzio, quindi si riesce ad ascoltare meglio anche le cuffie. Andiamo a vedere Gian Pietro che sta ascoltando le nostre Centauri, un 845. Questo è il loro DAC. Guardate che bella la verniciatura. Allora, Gian Pietro, questa esperienza Centauri come sta andando? Beh, devo dire che la Centauri è una cuffia che secondo me ha raggiunto il massimo livello che ci possa essere. Ti ringrazio. E non lo dico perché con Andrea siamo amicizia da tanti anni, c'è anche una specie di collaborazione filosofica, ma anche operativa, perché è importante sia avere delle cuffie buone, così come degli amplificatori buoni, delle sorgenti buone. Io quando ho pensato alla Centauri, di fatto avevo tantissimi clienti che avevano amplificatori valvolari. Certo. Però non abbiamo mai fatto una cuffia perfetta per il valvolare, nel senso che la Valkyria, che suona da Dio con il valvolare, però alla fine ci vuole anche una cuffia che riesca a tirare fuori tutti i pregi della valvola, no? Certo. Questo sembra essere un buon match. Beh, sì, innanzitutto vuol dire che costa vita benissimo, cioè una cosa... Questo poi, l'ultima versione, ci siamo impegnati. Ora, guardiamo un po' le tue elettroniche, perché molti le vedono sempre un po' da lontano, perché non è facile trovarle nei negozi. Sì, allora, questo mi dicevi è il DAC? Sì, questo è un DAC che non è ancora, diciamo, in commercio, però quasi. Ci siamo quasi? Sì, ci siamo quasi. Sono i più prototipi, però già con Monaco lo commercializzeremo. Mi dicevi che la verniciatura delle parti metalliche è di derivazione automotiva? Sì, automotiva, esatto. Questo è un tratto marrone BMW. Senza far pubblicità, BMW, Mentre qui abbiamo una livrea estremamente seriosa dell'egoista. Sì, questo è nero classico, nero lucido, però la maggior parte dei nostri amplificatori, diciamo, sono colorati in più svariati colori, come vedete. Mi diceva tuo fratello che la realizzazione del frontale è abbastanza complicata, c'è questa laccatura particolare. Sì, per il fatto che ci sono delle curvature, ovviamente tu sai che con le macchine di motore numerico si fanno delle cose, però poi diciamo ciò che va sopra deve essere anche adeguato a ciò che è il materiale in sé. La verniciatura, lo sai, delle particolari non è facile. C'è anche il problema del calore, perché scalda parecchio. Sì. Una caratteristica, la prima volta che ho toccato un Viva Audio era a Rimini, Sintonie di Rimini nel 2018. Blu di la prima cosa che mi sono ricordato è la temperatura della manopola, che era, ti dà l'idea del... Dal governo con... per il riscaldamento. Sì, assolutamente. Questo gira con le 8.45. Sì, questo qua. Non abbiamo le che è nato, mi diceva tuo fratello, che alla fine è nato per dei diffusori. Poi l'avete pensato in funzione cuffie. È una derivazione del Solistino, che è un amplificatore che ci ha dato tante soddisfazioni usando con i diffusori acustici. E poi un po' per scommessa nel 2014, io non ci credevo, devo dirlo all'inizio. Nel 2014 il mercato cuffie era tutto un'altra cosa. Facciamo questo modello, presentiamo a Monaco. Sì. Tra l'altro all'epoca di produttore di cuffie, il settore cuffie non è così il mondo che è adesso. No, ora ho fatto un video, ho fatto girare nei vari corridoi e mi stanno dicendo già dall'Italia, ho detto ma perché non facciamo una cosa così in Italia? E io gli ho dovuto spiegare che noi siamo un pochino più indietro. Sì, siamo indietro purtroppo. Per queste cose qua. E auspico che gli operatori del settore anche comincino a
Ho detto la stessa cosa. Secondo me la prima cosa che deve cambiare è la percezione di questo mondo cuffie, esatto, dei negozianti. Perché non è possibile. Io, esatto, quando rientro ho degli appuntamenti di gente che arriva da Bari, certo, per fare consulenza cuffie. C'è qualcosa che non va. Cioè, io sono, certo, contento che vengano a trovarmi, però onestamente vuol dire che c'è un po' di mancanza del, certo, del nostro settore. Sì, tra l'altro poi è un settore che mondialmente è in fortissima espansione. Sì, si vede. Alla fine Vivaudio qui è un'eccellenza, c'è uno spazio dedicato, qui hai anche il 2-3 che, sì, il 2-3 piace con... tantissimo, sì, ad alcuni nostri amici. Sì, non lavora più mobile, diciamo, che accontenta un po' le persone rispetto a una 845 un po' più aggressiva, forse. Sì, sì, noi siamo da 845, come dico, sì, già, ma la 2-3 comunque se la cava bene con la Centauri, sì, sì, poi, viene bene. Sì, invece il lato di qua abbiamo la macchina dell'elettricità. Sì, esatto. E questa nasce dalla passione di mio fratello Amedeo, sempre, per il fatto che possiede delle Stax, cioè un livello di Stax è bellissimo. Ah sì, mi ricordo che mi aveva detto, esatto, che era, si ricordava la mini Stax, la Sennheiser piccola, che l'Orfeo, esatto, piccola. Allora, fino a bambino voleva fare un prodotto per le Stax, e dopo 30 anni ci siamo arrivati, ecco. E devo dire che è un prodotto di grande successo, perché amplificatori per elettrostatico che vanno, insomma, all'altra prestazione, non ce ne sono tanti. Tra altre cose si può scegliere anche tra molti modelli vecchi e nuovi di gamma Stax, che devo dire ha cambiato molto modo di interpretare il suono, sì, sì, tra le varie versioni. Mi ricordo, sì, la, questa qui che era 007, sì, sì, aveva un suono molto caldo, molto pastoso, certo, mentre gli ultimi tendono al luminoso, no? C'è, sì, questa evoluzione. Bisogna dire che Stax è sollecitata anche da questa evoluzione che c'è nel settore, sì. Dopo anni che era un po' statica, sempre il prodotto qualità eccezionale, niente da dire, ha avuto uno stimolo a fare, no, nuovi prodotti, nuovi, c'è stato un risveglio, 009 e poi 009S. E poi c'è stata questa ricerca dell'amplificatore perfetto della Stax, alla fine... Sì, la domanda che ci fanno tutti quanti per il discorso di amplificatori elettrostatica è che per qualcosa di più ci siamo noi, così come anche altre marche. Questo qua che valvola molto, questo è 300.000. Non l'avevo conosciuta perché è incassata, perché sì, è possibile. Questo è un fan, infatti, qua funziona anche ovviamente con le NOS, sì, con le western elettrico o altro. Direi che questo Can Jam ci ha dato delle belle, sì, soddisfazioni. Mi ha fatto piacere rivederti, perché piacere mio. L'ultima volta sono venuto a trovarvi in fabbrica e poi per una, sì, serie di cose non sono più riuscito a vederci più di tanto. Esatto, la cosa bella che dico è che ci troviamo all'estero, sì, italiani all'estero, con due prodotti che funzionano bene, si interfacciano bene, ma anche con le altre tipi di prodotti, sia, sì, il codificatore che il proprio prodotto. No, l'idea di fare comunque sistema per l'Italia, esatto, esatto, è una cosa che secondo me dobbiamo portare, esatto, avanti, perché deve venire fuori questa cosa. Esatto. Anche dello, io ho questa percezione che il modo in cui interpreta l'italiano l'alta fedeltà è molto passionale, certo, e deve essere assolutamente presentato nel modo giusto, perché siamo invasi da tantissimi tecnici, certo, cioè vedi in giro dei prodotti estremamente buoni, di qualità, ma molto molto tecnici, manca un po' la passione. Sì, l'approccio musicale, diciamo, anche, e spezzo un'ansia anche nei tuoi confronti per due cose: uno, per l'ultimo amplificatore che hai fatto, che aveva anche il DAC, un buon amplificatorino, veramente, sì, molto bello, e con prestazioni eccezionali, mi piace tantissimo, e poi i vostri in-ear veramente sono un prodotto che avevano, secondo me, un successo incredibile. Ti ringrazio. Perché funzionano bene, sono fatti con una precisione giapponese, veramente, sì, lì il packaging poi è piccolo.
Sì, il packaging è sempre una grande sfida, per noi italiani soprattutto, che dobbiamo fare i conti anche con i metodi costruttivi. E quindi sono prodotti che non hanno niente da invidiare a prodotti anche internazionali, blasonatissimi, più conosciuti, ma secondo me farà tanta strada. Ti ringrazio. Grazie. Allora, alla prossima fiera. Dai, la prossima fiera, la prossima volta. E saluta tuo fratello. Ah certo, non mancherò, grazie mille. Salutami Giordano. Ciao.